non è che tutti i immigrati che vivono in Saione che fanno di casino. C'erano quattro ma quelli quattro o di tre imprenditori che non rispettano regole. Prendiamone pugno duro, lo prendiamo e lo cerchiamo di rispettarlo, perché se devono vivere qui bisogna essere rispetto reciproca, diritti e doveri devono essere sempre reciproca. È questo che le conosco, questo che le cerco sempre di avere, legalità. E Titani Zuzaman, presidente dell'Associazione Culturale del Bangladesh, questa volta a prendere parola sulla questione Saione con una dura presa di posizione. Saione non è un paese, una città, un quartiere razzista. Saione è sempre stato ospitale, sempre vivace, multicolorati. Perciò vedere questo episodio, botte e risposta, uno contro altro, semplici frasi razzisti, questa cosa mi dispiace tanto. Non aboliamo un quartiere così, penso che tanti altri quartieri sognano, come Saione, multietnica. E la questione è questa, da riorganizzare, riparlare con tutti. Saione è un quartiere a lui caro nel quale nel corso degli anni sono nate molte iniziative frutto proprio dell'incontro tra culture diverse che da anni convivono nella zona. È da anni che Saione non fa nulla, che prima dove c'è nato primo centro culturale islamico, dove c'è nato orchestra multietnica di Arezzo, dice centro sociale, centro giovani, ci sono tante organizzazioni che ha nato Saione. Oggi sta morendo perché mancanza di fondi, mancanza di organizzazione, non funziona più e vogliamo ripartire. Ed è proprio da Tito che arriva una proposta per rilanciare il quartiere. Ok, voglio che per esempio a Campo di Marte c'è questo piccolo locale che ha chiuso, diventare un info point, non è info point solo per i turisti, info point tutte quelle cose che escono fuori dal comune. Noi siamo disponibili per tradurre le varie lingue, noi siamo disponibili per controllare questo Campo di Marte, di Parco Pionta e varie parti dei quartieri, possiamo noi aiutare di ripulirlo, lo vogliamo ripartire. Così si organizza un progetto lungo periodo, un progetto serio, il nostro contributo ci sono.